Chiesa di Sant'Eustorgio. Il pannello visivo tattile che hai davanti, assieme a questa guida audio-video, comprensiva di lingua dei segni italiana, permettono di esplorare la chiesa di Sant'Eustorgio. Sulla sinistra del pannello è presente un breve testo in italiano, inglese e in braille, con le informazioni essenziali sull'edificio. La parte centrale è occupata dalla pianta della chiesa, con l'indicazione numerica degli elementi architettonici riportati nella leggenda in alto a destra. In basso a destra vi è il prospetto della facciata. Questa guida audio-video aiuta nella lettura del pannello e ne approfondisce i contenuti. Dopo una breve introduzione alla storia dell'edificio, verranno descritte la struttura, alcune opere significative, la facciata e il percorso museale. Premessa. La basilica originaria fu edificata sopra un'area cimiteriale, in epoca tardoantica. Nell'undicesimo secolo fu ricostruita in stile romanico. Nel XIII secolo l'edificio fu affidato ai domenicani, che ne trasformarono completamente l'impianto. Fra il XIV e il XV secolo si arricchì di nuovi ambienti. Molte famiglie influenti manifestarono il loro patronato sulle cappelle, commissionando opere e monumenti funebri, tra cui la bellissima Cappella Portinari. Tra il XVI e il XVIII secolo, importanti artisti lombardi fecero interventi di ricostruzione e di ridecorazione. Nel 1798 il convento fu soppresso. Con la restaurazione mantenne l'impiego a fini militari. I restauri, iniziati nel 1950, hanno riportato la basilica al suo aspetto duecentesco. Alcuni ambienti fanno oggi parte di un percorso museale. Interno. Per orientarci, seguiamo i numeri segnati in pianta. La basilica è a tre navate, articolate in otto campate. Al centro la navata maggiore, numero 1. Ai lati le navate minori. Lungo quella di destra si innestano le cappelle nobiliari. Le volte sono a crociera con costoloni in cotto, rette da 8 coppie di colonne. Quattro di esse hanno identica sezione cilindrica, le altre hanno differenti sezioni, ottenute con l'aggiunta di lesene e semicolonne. Molti capitelli che le ornano appartenevano al preesistente edificio romanico. Le volte delle navate laterali si impostano quasi allo stesso livello di quelle della navata centrale. Gli arconi delle navate sono a tutto sesto. Sull'ultima campata della navata centrale si innesta a destra l'unico braccio del transetto, numero 2, con volta a crociera con costoloni. Le arcate del transetto sono a sesto acuto. L'altare maggiore, numero 3,
si apre sulla navata centrale. La zona presbiteriale è coronata dall'abside semicircolare numero 4 di epoca romanica. Alla sinistra dell'abside il campanile numero 20. Al fondo della navata destra, a partire dall'ingresso, le cappelle Brivio numero 13, San Domenico numero 12, della Madonna del Rosario numero 11 e Viscontea numero 10. In esterno, sul lato sinistro della chiesa, si apre uno dei due chiostri dell'ex convento. Nel portico, lungo la navatella sinistra, numero 14, inizia il percorso museale che ci porterà a visitare, oltre agli ambienti espositivi, l'ex sala capitolare numero 15, la sacrestia numero 16 e in ultimo la cappella Portinari numero 19. Iniziamo il percorso di visita e, superato l'ingresso, visitiamo le cappelle nobiliari lungo la navata destra. La prima cappella è la cappella Brivio numero 13, costruita alla fine del 400. Purtroppo è stata pesantemente alterata dopo i restauri del 1836. Insieme al sepolcro di Giovanni Stefano Brivio, vi possiamo ammirare un bellissimo trittico ricomposto, dipinto da Ambrogio da Fossano, detto il Vergognone, raffigurante al centro la Vergine incoronata dagli angeli, a sinistra San Enrico Abate e a destra San Giacomo. Segue la cappella di San Domenico numero 12, costruita in stile gotico, essa ospita il monumento funebre di Pietro Torelli, risalente ai primi decenni del XV secolo. Gli affreschi che decorano la cappella risalgono alla metà del Seicento. La terza cappella è dedicata alla Madonna del Rosario, numero 11. Fu eretta nel XV secolo. Nel 1537 vi fu trasferito il culto della Vergine del Rosario e nel 1773 fu radicalmente trasformata. Proseguendo, giungiamo alla Cappella Viscontea, numero 10. Venne eretta nel 1297. Essa ospita il sarcofago di Stefano Visconti e della moglie Valentina Doria, collocato all'interno di un monumento in marmo di Carrara alto più di 8 metri di altezza. Qui possiamo ammirare la decorazione ad affresco, risalente al 300. In particolare le immagini dei quattro evangelisti negli stucchi della volta e il San Giorgio che trafigge il drago in una lunetta. Proseguiamo lungo la navata destra e, superata la cappella successiva, dedicata a San Vincenzo Ferrer,
accediamo alla cappella dedicata a San Tommaso d'Aquino. Tra i mausolei qui ricomposti, il più importante è quello sulla destra, dedicato a Gaspare Visconti, databile ai primi anni del 400. La tela, raffigurante San Tommaso d'Aquino, è attribuita a Camillo Procaccini. Superata la settima cappella, dedicata a San Martino, raggiungiamo, voltando a destra, il braccio unico del transetto, che ospita la Cappella dei Magi, dove è collocato un antico sarcofago romano, scavato in un unico blocco di marmo, con coperchio a spioventi, sul fronte del quale è scolpita una stella a 8 punte e la scritta Sepulcrum Trium Magorum, tomba dei tre magi. Esso, secondo la tradizione, aveva contenuto le spoglie dei re magi che Eustorgio trasportò da Costantinopoli su un carro trainato da buoi. Dopo un lungo e avventuroso viaggio di ritorno, giunto in questo luogo di Milano, il carro sprofondò nel fango e non fu possibile rimuoverlo. L'incidente fu interpretato da Eustorgio come un segno divino e per questo fece erigere la prima basilica, nella quale custodire le reliquie dei magi. Nel XII secolo, l'imperatore Federico I, il Barbarossa, dopo aver raso al suolo Milano, ordinò al suo consigliere, che era anche arcivescovo di Colonia, di impadronirsi delle reliquie, che finirono così nel Duomo della città tedesca, attualmente conservate in un prezioso reliquiario. Nel 1906 il Cardinal Ferrari, vescovo di Milano, ottenne una parziale restituzione delle reliquie, conservate oggi qui, in una nicchia sopra l'altare dei Re Magi. Studi recenti hanno messo in dubbio che un culto delle reliquie dei magi esistesse prima dell'epoca del Barbarossa. Esso ha probabilmente origini trecentesche. L'episodio della traslazione non trova per ora spiegazioni. La palla dell'altare dei Re Magi è in marmo, scolpita nel 1347 con scene della storia dei Magi. La pala è divisa in tre pannelli cuspidati. Alla sommità di quello centrale vi è un medaglione con la crocifissione. Ritorniamo verso la navata centrale e raggiungiamo l'area presbiteriale e ammiriamo il grande crocifisso ligneo duecentesco. Secondo i cronisti, fu issato al centro della chiesa nel 1228. È fra i più antichi dipinti su tavola che si conservano nelle chiese lombarde. Viene oggi attribuito a un ignoto maestro di formazione veneziana. L'altare maggiore è coronato dal bellissimo polittico marmoreo.
che il duca Gian Galeazzo Visconti donò alla chiesa alla fine del 1400. Ha un pannello grande al centro, raffigurante la crocifissione. Ai cui lati si dispongono quattro pannelli più piccoli, con scene della vita di Gesù. Passando dietro l'altare, accediamo alla cripta, realizzata nel 1537. Essa conserva i resti dell'abside romanica e al centro del vano quelli dell'abside paleocristiana. Raggiungiamo infine la piccola Cappella degli Angeli, realizzata intorno al 1575, aprendo l'abside. Essa è interamente decorata con stucchi e affreschi di Carlo Urbino, raffiguranti episodi della Bibbia e dei Vangeli. Facciata. La facciata è frutto di un restauro in stile neoromanico, compiuto dall'ingegnere Giovanni Brocca nella seconda metà dell'Ottocento. Essa è in cotto e presenta la tipica forma a capanna. Al di sotto del cornicione superiore corre una cornice di archetti che contrastano con un fondo in pietra bianca. Nell'ordine inferiore sono appoggiati quattro pilastri quadrangolari in pietra grigia. L'ultimo, a sinistra, è coperto da un'edicola su colonnette. I pilastri scandiscono lo spazio nel quale alloggiano i tre portali. Il portale maggiore è preceduto da un protiro a cuspide in pietra chiara, sorretto da due colonne corinzie, poggianti su leoni. Tutti e tre i portali sono incorniciati da colonnine corinzie, che sorreggono due arche tutto sesto, che accolgono una lunetta decorata. Nell'ordine superiore, in corrispondenza dei portali, una bifora con arco a tutto sesto. Quella centrale affiancata da due monofore. A destra della facciata prospettano gli ambienti delle cappelle. Percorso museale. Raggiungiamo, sul lato sinistro della chiesa, il portico numero 14, per iniziare un percorso museale che ci permetterà di accedere, oltre agli ambienti espositivi, alla necropoli paleocristiana, all'ex sala capitolare numero 15, alla sacrestia monumentale numero 16 e in conclusione all'ambiente cruciforme che ospita tre cappelle. Cappella Sacchi è all'estremità sinistra del braccio trasversale. Qui possiamo ammirare gli affreschi seicenteschi di Daniele Crespi. All'estremità opposta raggiungiamo la cappella dedicata a San Francesco, che conserva l'affresco della Madonna del Latte, attribuito ad un maestro lombardo della metà del Cinquecento. Infine, al culmine di questo ambiente, accediamo alla Cappella Portinari.
fatta costruire nella seconda metà del 400 da Pigello Portinari, amministratore a Milano del Banco Mediceo, per ospitare la propria sepoltura, ma soprattutto la reliquia della testa di San Pietro da Verona. Il frate domenicano, nominato nel 1251 inquisitore pontificio per Milano e Como. Questi venne a stabilirsi in Sant'Eustorgio, che dal 1234 era sede del Tribunale dell'Inquisizione. Fu assassinato nel 1252 in un agguato. L'evento suscitò grande scalpore. Egli fu canonizzato a meno di un anno dalla morte e le sue spoglie tumulate in basilica. Esse divennero oggetto di grande venerazione. Ciò fece di Sant'Eustorgio uno dei più importanti luoghi di culto in Milano. La cappella è costituita da un vano a pianta quadrata, sul quale si innesta una piccola abside, anch'essa quadrata. La cupola dell'ambiente più grande è affrescata con piume colorate, divisa in 16 spicchi ed illuminata da 8 oculi. Il tamburo sottostante è decorato con angeli danzanti e musicanti, dipinti su cotto in rilievo. Il tamburo si raccorda alle pareti tramite pennacchi decorati con tondi e angeli. La ricchezza decorativa è tipicamente lombarda. Del bresciano Vincenzo Foppa lo splendido ciclo di affreschi nelle lunette, raffiguranti scene della vita di San Pietro da Verona. Osserviamo in particolare la scena dello svelamento della falsa Madonna, alla quale spuntano, come al bambino che tiene in braccio, le corna. Del Foppa anche l'Annunciazione con Dio Padre in gloria, sull'arpone alle spalle dell'arca di San Pietro Martire, il celebre capolavoro di Giovanni di Balduccio, scultore pisano. L'opera fu commissionata nel quarto decennio del XIV secolo dai padri domenicani del convento. Il sarcofago, in marmo di Carrara, è chiuso da un coperchio a tronco di piramide, sul quale è collocato un tabernacolo a tre cuspidi. Sulla cuspide centrale vi è la statuina del Cristo benedicente. Gli 8 bassorilievi dell'arca raffigurano scene della vita del santo. Il sarcofago è retto da 8 pilastri in marmo rosso di Verona, ai quali sono addossate 8 statue raffiguranti le virtù teologali e morali. Per concludere, alcuni elementi di interesse. Il campanile in cotto, terminato nel 1309, era il più alto della città. Al suo interno venne montato un orologio con quadrante esterno. Alla sua sommità vi è una stella a 8 punte, la Stella dei Magi. Molte
delle trasformazioni e delle opere poste nella basilica fra la metà del 500 e tutto il 600 furono asportate o distrutte dal restauro ottocentesco. Qualche opera, per fortuna, si salvò e l'abbiamo potuta ammirare nella nostra visita. Esso aggiunse anche elementi decorativi ispirati al Medioevo, desiderando ricreare l'edificio di quell'epoca. I restauri, iniziati nel 1952, che si protrassero fino agli anni 70, eliminarono le integrazioni ottocentesche.